Ok, allora oggi usciamo dai confini della città conosciuta, no? Per cui ci inoltriamo chissà dove, no, non andiamo così distanti. Siamo semplicemente a Mignanico. Ora chi conosce Genova, chi conosce anche la Val Polcevera sa benissimo di cosa sto parlando. Per cui è subito, non attraversiamo le colonne d'Ercole, tanto per capirci. Ecco, per cui subito dopo Ponte Decimo, anziché c'è un bivio, no, che arriva a Ponte Decimo, in fondo a Ponte Decimo, c'è questo bivio dove sulla sinistra ci si avvia verso Campomorone, invece andando dritti si arriva a Mignanico. E proprio lì noi troviamo questo tipo, questa abitazione che stiamo proponendo, sto facendo vedere il video oggi. Allora, di che cosa si tratta? Ve lo anticipo brevemente, poi comunque il video sarà molto più esplicativo delle mie parole. Allora, si tratta di una casa non molto grande, una semi-indipendente, nel senso è una palazzina di due abitazioni, una al piano terra che è la nostra e una al piano superiore. È un piccolo borgo, nel senso un gruppo di case che insieme costituiscono una comunità molto piacevole da frequentare, no? È come avere tanti vicini, ognuno dei quali diciamo vive in maniera indipendente da tutti. È un'abitazione che può essere indicata per persone che amano molto la privacy, lo stare tranquilli, gli ambienti raccolti, diciamo una vita molto vicina alla città, ma molto simile a quella che è la vita nelle province italiane. Allora, andiamo a vedere, io qui, ecco, vedete dal video, vi faccio vedere innanzitutto come ci si arriva. Questa qui è la statale, no? La statale, che passa proprio dal centro di Mignanego, e questa è via Giovanni XXIII, per cui questa stradina che sale, naturalmente questa qui è una strada che si può fare in macchina, eh. Io l'ho fatta a piedi perché trovo molto più semplice posteggiare lì sotto dove avete visto. Ora forse si intravedeva anche la mia panda, non ne sono sicuro, non mi ricordo, adesso non torno indietro nel video per vedere, ma io di solito la metto lì. Comunque volendo si può tranquillamente salire attraverso questa stradina con la macchina e poi noi vediamo che diciamo non alla fine, dire alla fine della stradina è sbagliato. Comunque a un certo punto abbiamo questa scalinata che è la scalinata che ci porta, che ci dà l'accesso alla porta di casa che vediamo proprio lì davanti. Davanti alla casa, sia sulla destra che sulla sinistra, noi abbiamo due appezzamenti di terreno che sono di proprietà della casa. L'attuale proprietario, ci coltiva delle zucchine, dei pomodori, e comunque vediamo in un certo punto della casa, noi vedremo che, terrà proprio delle galline. Ora non so se nel video ho ripreso le galline, però so che comunque ci sono, questo ve lo posso garantire. Non saranno, immagino, comprese nella vendita della casa, non credo che si possano avere, ma comunque tutto si può chiedere, se a voi interessasse, comunque, se vi interessasse comprare la casa e avere annesso il pollaio con le galline, naturalmente questo qui è possibile chiederlo. Dunque, la casa non è grande, però è una casa fornita di tutto. Va bene per l'ideale, probabilmente un single o una coppia, e mi viene da pensare che possano avere comunque degli animali, dei cani, no? Da poter gestire, da poter far vivere all'aperto, eccetera, o delle galline come ha l'attuale proprietario. Ecco, c'è questa zona giorno dove c'è, noi vediamo sia la cucina che, diciamo, un piccolo soggiorno. Questa qui è la parte proprio dove si vive la maggior parte delle ore della nostra vita. E poi noi vediamo che abbiamo dunque sia una camera da letto, con cabina armadio, no? Infatti adesso vabbè, mi dispiace un po' perché ho dovuto far vedere anche gli abiti del proprietario. E un bagno, noi vediamo un bagno con doccia in fondo, c'è una lavatrice per cui non è neanche angusto come bagno, ma è un bagno comunque fornito di tutto. Sopra, adesso qui non si vede, comunque c'è un piccolo ripostiglio, no? Sopra al lavabo del bagno. Ecco, quello che mi premeva comunque farvi vedere è riuscire a farvi vedere proprio la parte esterna. Comunque, ricapitoliamo.
in poche parole, qui siamo a Mignanego, una casa che ha una zona giorno con un soggiorno, cucinotto, no? E soggiorno, camera da letto e bagno, una parte esterna dove ci sono due piccoli orticelli e una zona con delle cantine destinate a pollaio. Si arriva con la strada carrabile fino a proprio quasi sotto casa, dopodiché bisogna percorrere una gradinata per arrivare fino al portone. È una semi indipendente, questo vuol dire che di una palazzina di due abitazioni noi abbiamo la porzione sottostante, cioè quella diciamo proprio di fronte ai due piccoli appezzamenti di terreno, molto piccoli, ma comunque uno se vuole può coltivare dei pomodori. Addirittura il proprietario mi aveva dato delle trombette di albenga che vi posso garantire sono buonissime. Ecco, per il video è tutto, io vi ricordo, se siete interessati a vedere l'immobile mi potete contattare, in fondo voi troverete i miei numeri di telefono, naturalmente il mio numero di telefono e il mio indirizzo email. Se invece volete farvi seguire da un vostro agente immobiliare, io sono disposto a collaborare con tutte le agenzie, per cui contattate il vostro agente immobiliare, gli potete dire che c'è questo appartamento, questa casa che voi volete vedere e siete interessati eventualmente ad una visita, lui non farà altro che contattare me, prenotare una visita tramite me, e se voi siete interessati alla casa e volete fare una proposta, lo potete fare sempre tramite il vostro agente immobiliare. Naturalmente, se non avete un agente immobiliare di fiducia, potete tranquillamente anche rivolgervi a me, non è obbligatorio passare attraverso altri. Ad ogni modo, io vi ricordo, collaboro con tutte le agenzie. Questo lo dico anche per gli agenti immobiliari che dovessero vedere il video. Se voi avete un cliente acquirente disposto a venire a vedere la casa, quindi può interessare la casa, che può essere interessante per lui, non fate altro che contattarmi e naturalmente voi seguirete il vostro acquirente, io seguirò il mio venditore, insieme cercheremo di portare a termine la vendita. Se vi è piaciuto il video, naturalmente lasciate un mi piace sul video. Se invece vi volete iscrivere al canale, che è la cosa migliore, non fate altro che sottoscrivere l'iscrizione, è completamente gratuita, no, lo dico per i genovesi, l'iscrizione a questo canale è completamente gratuita, attivate la campanellina, così nel momento in cui io inserirò un nuovo video o per un argomento immobiliare o per una proposta, in questo caso immobiliare, voi sarete avvisati e potete venirlo a vedere immediatamente, subito, vi mettete lì con i popcorn, una birra e guardate il video. Ciao a tutti, al prossimo video.